Ambarabaci Cicco. No, mi sa che per l'Europa bisogna aspettare ancora un po' di tempo, speriamo di ritornarci. Parliamo invece di tre portieri che l'Udinese ha controllato, allevato, ha spedito fino alla porta delle rispettive nazionali giovanili, Under 19, Under 20, Under 21, esattamente dal basso Perisan e Meret e Scufet. E adesso Meret è al Napoli, venduto per 25 milioni. Perisan è prestito al Padova, gioca pochino, 5 partite, è finito di nuovo in panchina. E Scufet è sulla panchina dell'Udinese. Questo ruolino di marcia ci costringe a una riflessione: come riuscire a amministrare un po' i giovani di talento per poter poi metterli in condizione di essere titolari qui a Udine. È molto difficile perché Scuffetta è tornato di nuovo nelle retrovie e ha lasciato il posto di titolare a Musso e sarà, senza sorpresa, dovrebbe essere questo il titolare dell'Udinese dei prossimi anni. E Scuffetta che farà? Andrà in prestito di nuovo in Serie B, speriamo in una destinazione migliore rispetto a quella del 2015 quando finì a Como proprio in una squadra derelitta. Si parla del Foggia, si parla della Cremonese che penso investirà qualche soldino nel mercato di gennaio. Quindi magari sarebbe questa la destinazione più così gradita al giocatore. Vediamo. La speranza è che non vada smarrito il suo talento, che possa magari ritornare qui e essere protagonista a Udine, altrimenti ambarabacci cicocò e neanche un portiere.